Sono molto contento delle ruote. Devo assolutamente fare la convergenza perché si vede benissimo che cadono di più, appoggiano di più sul lato esterno che non al lato interno. E detto questo, le altre ruote che avevo, nonostante fossero state invernali, non tenevano, cioè nulla proprio. Invece queste qua, nonostante siano state fatte con ruote di recupero, qualità-prezzo praticamente, vanno benissimo. Guardare il battistrada che lasciano. E sotto, come si vede, c'è il ghiaccio, no? Sì, è vero, se accelero un po' la macchina va via. Però devo dire che sono davvero ottime. Qua siamo a Vodigovice e alla stazione di Vodigovice. Si vede, visto il ghiaccio, non so se si vede, ma comunque sotto c'è il ghiaccio, sotto la strada. Si vede molto bene come la ruota appoggia di più verso l'esterno, no? E questo implica il movimento della macchina. Ok. Una cosa che ho notato è che con questo aggeggio, no? Che non so come si chiama, però se per caso la macchina, ecco, così posso anche farvi vedere il gioco che c'è del volante, cioè questo qui è tutto il gioco che c'è del volante, non risponde subito al comando, però in ogni caso ho detto questo, questo qui praticissimo, se per caso la macchina ti va via riesci subito a giocare, no? A governarla. E non solo, ma con queste mi evita anche l'uso delle ridotte, ecco la parola con la R come ridotte, R, no? Mi evita, mentre invece prima con le altre dovevo per forza usare le ridotte, anche se erano quelle lunghe, però dovevo usare le ridotte. Panetteria, qui vendono del pane buonissimo. Qua ce n'è un'altra panetteria, quello il post, questo qua viene, no? Panetteria ottima. That's it, questo è quanto. Adesso si è messo di nuovo a nevicare e noi sono riuscito a mettere la marcia. Hai capito com'è? In ogni caso, questo era l'avventura. Molto più contento con queste gomme qua, ecco. È un po' come avere le scarpe da ginnastica oppure gli anfibi. That's it. Questo è quanto. No? Camminare sulla neve con le scarpe da ginnastica oppure con gli anfibi. Ti cambia l'avventura, eh? Capito? Ecco, si sente con queste ruote il motore anche come arranca. Ecco, questa salita qua, questa la dovevo per forza inserire le ridotte. E adesso non si riesce a vedere il grado di salita, la percentuale di salita che c'è. Comunque è abbastanza, si fa sentire. Questa qua penso che arriva al 10%. Bene, prima dovevo per forza mettere le ridotte, altrimenti no way I can do it. E invece con queste qua non le metto, e questo è il bello, cioè il fatto di usare le ridotte in momenti in cui veramente sei estremo, non per una cazzo di minchiatina di salita così, capito? Cioè che una Seat normale se la fa, no? Con questa qua, con queste adesso posso farla più liberamente, e non solo, ma senti, ti dà una protezione maggiore, ti dà una sicurezza, che sai che non rimani lì rincoglionito nella strada, ecco. Hanno una velocità fino ai 130-140 km orari, ma questa macchina i 130 neanche li vede. Proprio, cioè più dei 90 io non li faccio, quindi questa qui è una macchina, non è da andare veloce, ti devi godere il paesaggio e vai
ai 90 all'ora va benissimo, ma dove devi andare, no? Se voglio una macchina veloce non mi compro la Watts. Hai capito com'è? You know what I mean? No? Ho scoperto una cosa. Non sei tu che compri la Watts, è lei che compra te. Prossimamente devo togliere quella stella. Non sono stato molto intelligente a mettere la stella americana su un mezzo russo. Lo so, me ne sono accorto subito dopo che l'ho attaccata. Ma oramai l'avevo attaccata, vaffa li mortacci, vabbè, va. La devo togliere. La toglierò il prossimo inverno. Per adesso la lascio, ma che devo fare? Dannaggia. Che testa. Non ci ho pensato.